Eccoci tornati nel secondo video di spiegazione che, brevemente, nel quale brevemente vi parlerò di matrice esponenziale. Ve ne parlerò, ve ne accennerò perché poi in realtà vedrete nelle slide che vi farò vedere, arriveremo a dimostrare, arriveremo a mostrare, non lo dimostreremo, come la matrice esponenziale poi non è altro che coincide con la matrice di transizione vista di cui abbiamo parlato nel precedente video. In t uguale t con 0, in t uguale 0, se al tempo t uguale 0 sostanzialmente. E quindi nel calcolo effettivo che vi farò vedere, che prevede l'utilizzo quindi degli autovalori e il calcolo quindi dei rispettivi associati autovettori, non sarà bisogno necessariamente di utilizzarla questa matrice esponenziale. C'è chi la utilizza, c'è chi non la utilizza, visto che comunque basterà arrivare all'espressione della cosiddetta matrice di transizione, visto che coincide proprio con la matrice esponenziale. In realtà ci sono dei modi, ne parleremo in seguito eventualmente. Vediamo di, come al solito, leggere e parlare della matrice esponenziale che potete leggere in grafica. Si ha A una qualunque matrice quadrata n per n, per andare a definire la matrice esponenziale, detta anche esponenziale della matrice A, ricorriamo alla seguente nota d'entità che abbiamo visto anche nel capitolo riguardante le serie di potenze. E alla A, esponenziale, è pari alla sommatoria per k che va da 0 all'infinito di A alla k fatto k fattoriale, lo sviluppo di Taylor dell'esponenziale, valida per ogni A appartenente ai reali. Allora consideriamo la serie di matrici E alla A maiuscolo pari alla sommatoria per k che va da 0 all'infinito di A alla k fatto il fattoriale di k, convergente per tutti i reali. Definiamo matrice esponenziale una funzione del tipo e elevato t per a uguale alla sommatoria per k che va da 0 all'infinito di t alla k fratto k fattoriale, che è pari a i, matrice d'entità, più t per a, più 1 su 2 fattoriale che moltiplica t quadro a al quadrato, più t cubo al cubo fratto 3 fattoriale, più eccetera eccetera, definita per ogni t appartenente ai reali e per la quale ovviamente vale la relazione secondo cui la derivata rispetto a t di e alla ta è pari ad a e alla ta, la matrice, attenzione, di transizione in t uguale 0 che abbiamo definito nel precedente video coincide proprio con la matrice esponenziale e alla t per a, e quindi la soluzione del sistema omogeneo y' uguale ad y con la condizione iniziale secondo cui y, in questo caso visto che t è 0, y in 0 uguale a u con 0, sarà data dunque da y di t pari a e elevato t per a per u con 0. Ma attenzione, riassumiamo il tutto dicendo che vale il seguente teorema, secondo cui sia v appartenente a Rn tranne 0 e sia lambda appartenente al campo dei numeri complessi, consideriamo quindi un v e un lambda, la condizione necessaria e sufficiente affinché y di t sia pari a e elevato t lambda per v appartenente allo spazio vettoriale Rn, affinché y di t sia soluzione del sistema omogeneo sopra considerato e che lambda sia autovalore della matrice A con v autovettore ad esso associato. Quest'ultimo teorema ci riassume, ci spiega il perché utilizziamo quindi il metodo degli autovalori e dei rispettivi autovettori, perché noi abbiamo visto, come lì c'è scritto in quello che abbiamo letto, che la soluzione di un problema differenziale, di un sistema differenziale omogeneo del tipo y di t pari a e elevato t per a per u con 0 per c, per la nostra condizione iniziale. Ma non è che ogni volta, non sarà bisogno ogni volta di calcolare comunque la matrice di transizione, cioè la matrice esponenziale, perché comunque basta dimostrare, basta vedere, basta sostanzialmente calcolarci gli autovalori della nostra matrice dei coefficienti lambda e dei rispettivi autovettori. Poi vedremo nel prossimo video, vedremo tutti i vari casi. Nel prossimo vedremo, vi farò vedere due esempi che saranno sostanzialmente molto simili, però vi farò vedere due approcci differenti. Vi farò vedere appunto il caso degli autovalori reali distinti della matrice, ovviamente. Poi vedremo i casi degli autovalori complessi. L'ultimo caso, quello più difficile, come dire, più complesso, è quello degli autovalori coincidenti, sia nel caso in cui si possa parlare di diagonalizzabilità, sia nel caso in cui non si parli di diagonalizzabilità, cioè nel caso in cui
può essere il caso in cui la molteplicità algebrica dell'autovalore coincida con la molteplicità geometrica, nel caso in cui la molteplicità algebrica dell'autovalore non coincida con la dimensione dell'autospazio, quindi in quel caso si parli di non diagonalizzabilità, però si potrà comunque arrivare alla soluzione. Vi dico subito, ripassatevi a questo punto un po' di concetti di algebra lineare, autovalore, autovettori, perché io li darò per scontati e ne parleremo a partire dal prossimo video. Non perdetevelo, perché vi farò vedere, mediante degli esempi, la spiegazione è appunto le varie casistiche per mostrarvi come si risolvono in effetti, nella pratica, nel calcolo effettivo, i sistemi differenziali per il momento omogenei. Ciao a tutti!